Bentornati dal Dio del Metal, finalmente nel quinto episodio della Drunklock, l'unica rubrica che fonde la sapienza del Dio del Metal alla casualità di una dea bendata impazzita e di un Pokémon oro totalmente alcolizzato. Allora, apriamo immediatamente la mappa del cacciatore che ci farà vedere a tutti quanti cosa ho potuto catturare in ogni percorso, dato che ho delle catture ristrette. Allora, lo scorso episodio, l'episodio 4, è stato magnifico, poiché ho deciso di agire di notte, cosa mai fatta, e la notte ci ha riservato numerose sorprese, tra cui la cattura di Alakazam nel percorso 35 sopra Fiordoropoli, attenzione, la cattura di Scizor dalla torre bruciata, che tra l'altro c'era la scelta tra Scizor e Aerodattyl, però alla fine ho scelto Scizor. Molto buoni entrambi. E poi, con grande sorpresa, si trova un Charmander Shiny. Attenzione, vi consiglio di guardare l'episodio scorso, al Lago Dira, ovviamente. E poi, chi avrà visto tutto l'episodio saprà che sono stato un quarto d'ora a cercare di catturare un Pokémon magnifico. E alla fine l'ho catturato. Però il Dio del Metal si è fatto prendere dall'euforia bambinesca e si è minimamente scordato di aver fatto un errore allucinante. Difatti, dalla mappa del cacciatore si può vedere che nel percorso 42, ovvero dove ho catturato questo magnifico Pokémon, nonché Kindra, avevo già catturato un Pokémon. E ovviamente questa non è una run nabba del cazzo, ma è una run che mischia le regole di Dead Metal insieme a Nuzlocke Randomizer. Di conseguenza non posso catturare due Pokémon nello stesso percorso, quindi questo Kindra è stato preso con tanto amore, ma purtroppo, ragazzi, andrà soppresso, perché ovviamente io in quel percorso lì l'ho già utilizzato per catturare Espeon. Quindi andiamo, chiudiamo la mappa del cacciatore e andiamo immediatamente a liberarlo. Ah, d'altronde in questo episodio voglio sia sfasciare culo a Furio che a Jasmine. Avevo detto di fare tre palestre, però il problema è che poi devo distruggere tutto Team Rocket e verrebbe un video di 2 ore. Allora, iniziamo subito con grande rammarico, perché puttana Eva, con tutto l'amore che ci ho fatto, e poi mi tocca liberarlo anche. Allora, vediamo se lo troviamo. Intanto vediamo un po', siccome non l'ho ancora analizzato. Vabbè. E niente, ragazzi, ho anche sprecato della roba per catturarlo, vabbè, pazienza. Però si può vedere Tenaglia, che è la new entry, d'altronde, che c'ha Sgranocchio, c'ha mosse abbastanza potenti, però può diventare molto più forte di quello che è. E poi in squadra c'ho il grande Jackie, che è la new entry, che è diventato un Charmeleon Shiny. Allora, intanto deposito Jackie, perché non mi interessa più. E si allena un po'. Dov'è Jackie? Si allena un po' il grandissimo Tenaglia. Ok, allora. In questo episodio, quindi, ora che siamo di mattina, io direi di organizzarlo in questo modo. Io direi assolutamente di andare subito a battere Furio, perché tanto ne siamo in grado. Ecco, lo stavo per dire. Allora, nello scorso episodio ho liberato 3 cani, cani tra virgolette enormi. Uno era Gastly, uno era Delibird e uno era Shuckle. Allora, dato che siamo in Pokémon Argento, non è come il Cristallo che quando appaiono i cani c'è la musichina tutta figa, no. Qui non si sa. Però, ragazzi, appaiono a livello 40 e io ho trovato un Gastly a livello 40. Quindi questo Gastly sarebbe Saikune. Ragazzi, ma che faccio io? Ma porca puttana, devo stare attento come mi ammazzi. Cioè, lo stavo per dire. Ora, io fuggo perché... perché... sì, va bene. Ma che cazzo di mosso c'hai? Madonna santa! Ma guardalo, quanto fai care. Allora, sono fuggito perché nello scorso episodio vi stavo spiegando le meccaniche
di apparizione dei Pokémon erranti, tra cui tre cani leggendari. E poi mi sono interrotto. Voglio tenermelo perché poi vi vorrò spiegare tutte queste meccaniche bellissime. Allora, andiamo immediatamente a Lovinopoli e poi si passa per il mare, per l'oceano, e si va a Fiorlisopoli. Anzi, prima qui c'è da andare da Jasmine, altrimenti il tizio a Fiorlisopoli non mi darà mai e poi mai, ma d'altronde qui posso prendere anche forza, non mi darà mai e poi mai. Ah, e diventa un Crobat. Ma per favore, ma dammi forza e vola via. Ma guarda te la Drancolo, che cazzo ci serba. Allora, prima di andare, allora qui c'è un tizio che mi scambia, se non mi sbaglio, un Vortol per un Krabby o viceversa. Vediamo che ci dice. Wooper, ma che cazzo. Quello lì io ce l'avevo già, se ve lo ricordate, e per fortuna è morto. Per fortuna. Ora si va immediatamente a distruggere tutti questi nabbi nel faro. Tra l'altro questa soundtrack è una delle mie preferite. Allora, proseguiamo, perché intanto ci vuole qualcuno. Intanto bisogna allenare Tenaglia. E poi devo ricordarmi anche di tornare immediatamente alla cassa di Mr. Pokémon. Perché? Qui che cazzo? Io metto Preito. Io metto Mephisto, perché c'ha confusione. Ma per favore. Ma ciao. Ma muori. Dicevo, voglio ritornare alla cassa di Mr. Pokémon perché il grande Jackie, nonché Charmeleon Shiny, o meglio Charmander Shiny quando lo catturai, ci ha lasciato la squama rossa, che tra l'altro io la devo, se la scambio con Mr. Pokémon, nonché Bruno se non mi sbaglio in questa Drunklock, lui mi dà il condivido esperienza, che è un oggetto molto utile qui, non come nelle prime generazioni che è una rabbata allucinante. Qui invece si dimostra molto più utile, ma non è ovviamente OP come tutti condivide esperienza, se mi hanno detto bene, perché io tanto non ho neanche giocati dalla sesta generazione in poi, che sono diventate delle nabbate allucinanti, proprio nabbo entry veramente. Allora, vediamo un po' di fare un crunch. Vediamo un po' quanto tolgo un cazzo. Allora, io faccio sostituto. Sostituto potrebbe essere una mossa veramente forte a Tenaglia, perché essendo di tipo acciaio potrebbe bloccare un po' di attacchi, ma qui non si è dimostrato utile niente. Dio, devo mettere Tiamat, che me l'ero scordato di averlo, che è questo fantastico alla Kazam, che è veramente potente e solo con lui potrei finire il gioco. Allora, ma per favore, mi fai anche salire di livello. Ma quanto è nabbo sto qui? Quanto sei nabbo? Ecco, mi sono scordato da dove andavo. Mi sembra da qui. E certo, perché noi bisogna andare al piano superiore, però bisogna muoversi, che questo episodio sarà abbastanza lungo. Ecco qui. E si mette Carbunk, che c'ha giro raggio. Ah, guarda un po', ho sbagliato. Ah, l'ho anche congelato la Drunklock, ragazzi. Allora, qui per proseguire si va qui, se non mi sbaglio. Allora, fermi tutti, che io metto Carbunk, che c'ha Surf. Voglio sempre puntare a fare gli attacchi super efficaci. Ecco, quello strumento non mi piace, però ci provo lo stesso a prenderlo. Ovviamente salvo prima, perché dai fan della Drunklock che sapranno che quasi la metà degli oggetti crasher mi fanno fare glitch dimensionale, che verrebbe facendo incorrettamente, non correttamente, il glitch
del cold case. E andiamo avanti. Ecco, dammi la Great Ball. Siamo arrivati qui. Dove Jasmine purtroppo ci dice che il suo Ampharos non è più in grado di essere sfruttato da lei medesima per fare la luce. Ma per favore. Ma siamo nel 2017 e te sfrutti ancora i Pokémon per i tuoi voleri. Mando cazzo vivi. Andiamo via. Qui c'è un sistema molto simpatico per andarsene. Basta andare sempre in basso, da come vedete. Si esce in maniera molto veloce. Allora. Fermi tutti. Che ora si va finalmente a sbarcare a Fiorlisopoli. Quindi vediamo anche l'acqua cosa ci serve adesso, dato che di notte faceva apparire gente come Raidon, il grande Hannibal, e poi se non mi sbaglio. Oh, ma non è, non mi per ora non mi serve un cazzo, Madonna santa. E anche Venusaur appariva. Guardate, qui è successa una cosa strana. È apparso un Pokémon dinanzi all'allenatore, quindi non l'ha triggerato al momento di apparizione. Ora, vediamo se si riesce a fare qualcosa, Ma perché toglie così poco? Porca puttana. Ma per favore. Quasi sto pensando che era meglio catturare Rodatil, dato che ci aveva. Oh, cazzo. Chansey, qualcuno sarà felice. Con Incubo, che tra l'altro Incubo, se non mi sbaglio, erano di quei mossoni. Ora non vorrei dire stronzate, però mi sembra che erano di quei mossoni che non si poteva quasi far imparare a nessuno. Ora qui è una schifo. Quindi si vede immediatamente. Quindi si fugge immediatamente. Ah, Ductrio. Senti, Tenaglia non mi serve un cazzo. Porca puttana. Ma per favore, fammelo cambiare. Mi ha rotto i coglioni. Al suo posto rimetto Gengar, va bene? Perché almeno Gengar ha più senso. Tra l'altro lui c'ha debolezza per 4 a fuoco. E non voglio rischiare inutilmente. Quindi qui. E lì si fa. Madonna, se un t'ammazzo con questo. Ecco. Dammi tutti i punti e vai a cagare. Guardate, peccato che io ce l'ho shiny. Lo seguiamo in questa. Ah, anche qui è cresciuta l'erba, attenzione. Peccato che in quest'erba qui delle città non si trova un tubo. Allora. Ah, e poi sono anche apparsi gli alberi qui non va bene. Perché se mi ha programmato questa ossa in cui non posso andare, mi dite come faccio io ad andare alla palestra? Se c'è anche lì? Mi dici come fo io andarci? Allora ragazzi, qui mi tocca fare una ossa scrava. Mi tocca prendere l'editor. Sì, addirittura. Ah, fine proprio. Te uccellino, mi devi curare team. Porca puttana. Sì, va bene, dai. Tanto siete tutti buggati come il culo. Ma questo che cazzo è? Non l'hanno ancora capito. È un pezzo di incubo. Allora, qui tra l'altro c'è anche l'acqua. Voglio provare ad andare nell'acqua, ragazzi. Ma che cazzo? Vediamo che succede. Oddio, un Pokémon selvatico. Attenzione. Vediamo un po' che si trova in questa pozza. Madonna santa. Magari è uguale a una qualsiasi pozza, ma chi se ne frega. Dai, su che c'ho da fare delle ossa. Ah, e mi consente anche di andare qua su. Ora vediamo. Posso sfruttare la mia abilità per andare qui, ma ne dubito fortemente. Ma come cazzo fa ad andare lì? Ma qui c'è anche l'erba. Ma che cazzo è successo?
Vediamo se appare qualcuno. Ah, qui non appare direttamente la movenza nell'erba. Ragazzi, se io vado qui ho paura che mi crashi. Però ci vado uguale, perché tanto... No, non mi fanno anche surfare. Oddio, signori, ma che cazzo è successo? Mamma mia, è da leggenda metropolitana sta ossa. E mi sta facendo andare anche sopra le ossa. Ora... Potrebbe essere una tattica. No, niente, ragazzi. Ci sarà il primo taglio delle mie serie, perché... Fidatevi assolutamente... Bailef. Fidatevi assolutamente che sono in grado di togliere questo sprite di terra e metterci anche quello d'erba per farmi entrare. Però, dato che non mi ricordo di preciso dove l'ho nel computer, io potrei farlo anche in tempo reale, Però non vi prometto niente. Quindi per ora si chiude questo. Vediamo se riesco a farlo. Vediamo un po' se riesco a farlo. Allora, vediamo un po' se riesco a farlo. E qui ragazzi, penso che... Oh, che serve, mi ha messo. Allora, vediamo un po'. Trainer, tandem, un po'. Non so se questo sì. Non so se questo sì. Se non avessi questo prima, dove è che c'è il pin? Va bene. Sì, qui, ragazzi, come allora, si va a cercare, ovviamente, la nostra home, quindi, come un'altra. E si va, come cazzo, con il fiore di soldi, per questi scambi. Vediamo un po' se trova. C'è il rope? No! C'è un boot? Oh! È un boot! Cazzo! Guardate, ragazzi, guarda, questo è un caso. Quindi, ragazzi, seleziona. Questo è stato così. Anche qui, guarda, poi, si sanno. Oh, ce l'ho fatta, Ma cazzo, cazzo, ce l'ho fatta, ma perché anche non si riesce a creare, Non si riesce a creare, adesso è quindi, non è salvato. Non può. Non è salvato, attenzione! Perché? Non lo so, ormai. Si riesce a uscire così. Niente, si è fatto tanto, va bene. Va bene. Mi fa vedere cazzo, ma è esito. Ma è quello, ecco. E lo piano! No, si vede così. Allora. Perché non è salvata, Dio, suino. Fammi tutto il gioco, rifami. Non è possibile. Oddio, ce l'ho fatta. Fermi tutti, ragazzi, che ce l'ho fatta, Allora, siccome io sono dell'idea che la tecnologia prima o poi mi farà andare di fuori, perché io la capisco tutta, però, ragazzi, finché io non entravo e uscivo, non potevo vedere cambiamenti. E quindi ci ho perso un sacco di tempo. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace, ho tagliato. Ho velocizzato, qualcosa avrò fatto. Ho aggiunto l'erba per entrare qui dentro. Ma guardate te che cazzo di casino. Quindi, ora mi toccherà fare le ossa di furia. Per colpa di sta stronzata. Quindi andiamo dentro. Forza. Per fortuna è rimasto tutto come era. E qui si vede già che sono tutti al mio livello. Quindi cerchiamo di stare attenti. Allora, te vieni qui. Che il grande carbuncle muore. No. Io metto il grande Tiamat. Che ti fa Ice Punch. Per favore. Ah, tra l'altro mi serve anche forza. Tra l'altro, certo. Allora, tralasciamo l'incazzatura dovuta a questo imprevisto che mi ha fatto perdere più di 10 minuti. E per fortuna sono riuscito
a risolverlo. E speriamo che non abbia creato. Certo. Certo. Stavo per dire di diventare calmo e poi, e poi succede questo. Ovviamente. Allora, stavo dicendo. È morto un grande Pokémon, ma che ci vogliamo fare? D'altronde è questa la Dranculo, che quando te ti incazzi per qualcosa, ti incazzi anche per tutto il resto. Ora si insegna forza a qualcuno che la impari. La poteva imparare anche Mephisto. E niente, tenaglia, tanto mi fai schifo. E ha posto il Mega Kick, assolutamente. Quindi proseguiamo, e qui c'è da fare questo. Forza. Ora cerchiamo. Io metto Praetor, che è abbastanza più resistente di tutti gli altri. Vediamo un po' se, se si riesce a fa qualcosa, eh? Che già è morto uno che mi ha accompagnato dall'inizio della storia. Quindi, insomma, cerchiamo. Guardate quanti HP ha questo testa di cazzo. Ma per favore, vieni qui, che ora mi hai rotto coglioni. Uno dei tuoi ha ammazzato uno dei miei, assolutamente degno. Ma che vuoi fare con Sparta? E non tolgo un cazzo. Fortress. Qualcuno c'ha, ovviamente, una mossa tipo fuoco. Quindi tutta nel tuo culo. Ma per favore. Ma dammi la medaglia. E Dynamic Punch. Ora posso finalmente usare volo. E che me la darà sta tizia? Ma dammi volo. Non mi devo scordare di riprendere la medicina. Non mi dire ora che non posso andare a prendere la medicina. Per favore, non mi dire questo. Per fortuna che sono riuscito a modificare gli sprite del terreno, perché sennò non potevo più entrare in quella palestra. E mi sa che devo rifarlo, perché non mi ricordo qual è la casetta di sto tizio. Guardate, qui è circondato, non ci posso neanche andare. Madonna, che palle. Qui mi sembra c'è quella del fotografo. E appunto. E quella del coso è una di queste. Proviamo se è vista qui. Ah, meno male è questo. Questo Dragonite ci dà. Vediamo un po'. Questo Dragonite ci ha dato la medicina. Ora che c'ho volo, la insegno immediatamente al posto di Zap Cannon, puttana Eva. Ma per favore. Ma chi lo vuole più? Questa mossa del cazzo. Ora, ragazzi, e si vola. E si vola dove? Si vola a Mogania. Quindi curiamoci immediatamente. Anzi, prima bisogna andare qui. Fermi tutti. Prima bisogna andare a liberare Mephisto. Che tra l'altro, che cazzo ci vogliamo fare? Qui è un continuo andare e venire di Pokémon. Ma per favore. Ma per favore, almeno aggiunge anche un minimo di varietà. Perché a me di fare il gioco in una Dranculo con gli stessi Pokémon dall'inizio alla fine e mi rompe il cazzo. Quindi, Tenaglia si toglie, assolutamente. E si mette. E si mette Jackie. Attenzione! Allora. Ora che c'ho volo, voglio immediatamente tornare a prendere il condivido esperienza. Quindi si trova esattamente qui. Dovrò farmi un po' di strada, ma è uguale. Così nel frattempo si vede se riesco a trovarmi. A parte questi sì, è vero, questi ossi lo. Ecco. Te, che sei la mia nemesi, dammi exp share. E si mette immediatamente a mangiacane, che non fa altro che
non fa altro che aggiungere esperienza in più di quella che guadagnava del 50%. Quindi gli si mette Bitterberry e ora si torna assolutamente a Olivinopoli, perché lì, una volta che avrò depositato, o meglio avrò dato la cazzo di, come si chiama, la cazzo di medicina a Jasmine, posso andare a batterla nella palestra. Però, da come abbiamo visto, anche se i nostri Pokémon sono potenti, però contro la CPU e contro delle mosse bastarde c'è poco da fare. Tra l'altro non ho anche capito perché è morto Dragonite, però è meglio non capirlo perché poi rosico. Sì, diamo la medicina e vai a cagare, vaffanculo, che mi fai perdere tempo. Quindi usciamo velocemente e ora si sfida la sorte. Potrei fare una morte atroce, ma potrei anche vincere in maniera schiacciante. Quindi ci affidiamo. Intanto bisogna insegnare delle mosse migliori a Jackie, perché se no col cazzo che fa qualcosa. Quindi vediamo se impara. Vediamo se, ecco, intanto Fire Punch tanto la posso ricomprare, almeno anche stabbata. E si mette al posto di Rock Smash, tanto non mi serve più. Sì, perché tanto si trova solo nel Monte Scodella e la robaccia. Lì si mette Mud Slap perché potrebbe servire. Allora, al posto di Mind Reader. E niente, io lo metto come primo Pokémon in caso ci fosse qualcosa di molto pericoloso. Quindi, dopo tutto questo calvario di questo episodio, proseguiamo. Vediamo un po'. Ah, questo è abbastanza fattibile, per fortuna. Quindi, io direi di dargli un po' fastidio. Intanto ti riduco parecchio l'attacco. Ho usato dispetto, ma tanto, ma che cazzo me ne frega. Ma sì, ma continua. Non mi toglierai più un cazzo. Ne sei consapevole? Allora, e poi ti riduco anche la precisione. Ma che cazzo. Allora, fermi tutti che ora metto Tiamat e li fa fare una brutta fine. Con Thunder Punch. Bastardo. Ma perché proprio dispetto? Va bene, allora. Allora, vediamo chi ci viene adesso. Madonna, al 35, questo dovrebbe essere il suo Steelix. Ma per favore. Ora, a meno che non abbia esplosione. Però, bastardo. No. 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 Cazzo. Ma proprio messi in spillo. Ma che coglioni. Ora si mette. Vediamo un po' che cazzo sciocchi lo potrebbe. Carbuncle. Che non mi togli prima cosa niente. E poi c'ho Ice Beam. Guarda quanto gli tolgo. Ma per favore. Ma volevi ammazzare il grande Tiamat? Ma te stai male. Oddio. Per fortuna che c'ho il counter perfetto. Almeno che non abbia onda carda, che non c'è neanche qui. Oddio, potrebbe anche tornare. Però io ho imparato dai miei errori, ragazzi. E questo Heracross durerà molto poco. Molto poco. Ma vaffanculo. Ma per favore. Ma fammi andare avanti. Ma che cazzo. Iron Tail non mi serve a nessuno.
Quindi, ora che abbiamo ottenuto due medaglie, voglio immediatamente continuare. Tra l'altro si è fatto anche presto, nonostante il problema tecnico. Altrimenti si faceva anche prima. Allora, nonostante abbia fatto due palestre, ho fatto presto. Allora, voglio immediatamente distruggere Team Rocket per far modo di far aprire la palestra di Mogania. E molto probabilmente distruggerla anche in questo episodio, anche se il livello è troppo distante. Oddio, ma che è successo? Allora, io me lo ricordavo diverso. Non era Lance che comandava Dragonite. No, ora è Dragonite che comanda Lance. Attenzione, in un universo alternativo succede... Guardate! Ma portami via, ma per favore. Dragonite, portami all'inferno. E voi qui che fate? Le cose losche? Ma mori, vai. Ora qui... Sono curioso di vedere chi cazzo arriva, quindi salviamo. Allora, questa sarà una buona occasione per allenare Pokémon, quindi Headbutt. E niente. Vediamo se riesco a ucciderlo. Ma sì. Ma continuiamo. Ecco, Mary, Azumarill è abbastanza forte, eh. Quindi vediamo un po' se si riesce a morire. Attenzione! E mi toglie 80. Ma per favore. Ah! Ma muori. E Fire Punch! Voglio puntare a farle evolvere in Charizard. Sperando che non muoia. Allora. Proseguiamo in questa banda di matti. Fermi tutti. La morte di Tiamat si fa sentire, perché era un grande Pokémon. Anche se non era tanto offensivo come doveva essere, però poteva diventarlo. E ragazzi, che cazzo ci vogliamo fare? Ho notato che più sei incazzato e più fa le stronzate in questo gioco, quindi... Giga Drain. E via. E... Rock Slide. E... Mega Corno. Ma che vuoi fare? Allora, devo riallenare Gengar. Che è indietro. Quindi. Qui c'è uno strumentino. Devo assolutamente controllare dov'è che si trovano. Madonna. Dov'è che si trovano i pippi su. Perché mi servono assolutamente da clonare. Allora. Mi sembra che tutti abbiano gli stessi Pokémon, d'altronde. Qui ho fatto una strozzata. Ora si usa il Lemon Suck e si mette in cima. Si salva, perché qui è un casino. Ecco, per pozione, continuiamo. Ma andiamo avanti. Ah, e poi, dato che Kindra l'ho ottenuto in malo modo e l'ho dovuto liberare, voglio vedere se riesco a ritrovarlo in qualche altro alberino. In qualche altro alberino che non ho sfruttato. Quindi Shadow Ball, Dragon Rage. Qui che cazzo mi hanno fatto? Ma guardate il casino. Ma mori. In qualche altro percorso che non ho sfruttato. Tra l'altro, dato che me l'ha registrato, voglio vedere in che zona si trova. Dovrebbe essere in basso, qui da qualche parte. Dovrebbe essere vicino, eh.
Anche se mi conveniva cambiare il tipo di Pokédex. Ma ragazzi, eccolo qui. Ah, tra l'altro si trova nel percorso 105, dove ho già catturato il mitico Alakazam. Me non l'ho mai visto, quindi sarà un Pokémon raro. Allora, cerchiamo di fare mente locale. Scura Jacky e si cura il mangia cane. E poi gli si dà Paralyzing L. Ah, Pepita, attenzione. Tanto fra un po' si trova anche moneta amuleto, quindi non c'è problema. Vediamo un po' con triattacche che ti faccio. Niente, continuiamo. E qui sono sempre due allenatori. Ma continuiamo. Ma lui che cazzo mi osso fa che mi toglie un sacco di roba. Dio, madonna. Ma è possibile? Ovviamente più avanti il gioco va e più è difficile. Quindi c'è anche da aspettarsi brutti colpi allucinanti. Ora, qui si trovano dei Pokémon, quindi sono curioso di vedere che appare. Attenzione! Starmie trovata a Mogania. Attenzione ragazzi. Attenzione, ci potrei fare il pensierino. Vediamo un po' che mosse c'hai. Mi ricordo che c'aveva Shadow Ball, quindi speriamo non mi ammazzi. Appunto. Vediamo un po' che mosse c'hai, eh. No, vediamo un po' che mosse c'hai. Low Kick che non ce l'ha neanche le gambe. Bubble Beam. Allora, niente, per ora l'ammazzo. Tanto si dovrebbero ritrovare. Sperando che non attacchi prima lui, per come lo ricordo. Vediamo un po'. Attaccava prima lui, visto? Se no morivo. Allora, salviamo perché mi sembra che appaia una volta sola qui. Attenzione Snubbull, chi se ne frega. Ma non si può neanche fuggire? Ma per favore, ma perché? Perché ti devo uccidere per forza? Allora muori. Non mi pare il vero. Attenzione Tirorgue del cazzo. Ma muori. Niente, mi sa che qui. Però sarà meglio aspettare, perché se non mi sbaglio, nell'ultimo piano bisogna liberare gli Electrode, e quindi non si sa che Pokémon appare al posto di Electrode. Quindi io aspetterei. Qui troviamo Lance, del cazzo. Andiamo avanti. Ma sì, ma venite avanti. Ma venite avanti! Anche te! Ma che è? Tutti i Pokémon Elettro qui? Ma per favore. Allora, andiamo avanti. Sì, due password. Ovviamente. Allora, una password ce l'ha da lei. Quindi andiamo a sventrargli la passerina e cerchiamo di ottenere quella password. Ma quale Togepi? Ma quale Dutrio? Tra l'altro mi toccano tutti metà vita. Ma che cazzo di attacchi mi fanno? Alleniamo un po' Mr. Potato. Quindi, vieni qui. Che c'ha la password. E che con Mega Corno me la farò dare. Ma per favore. La coda Slowpoke che ovviamente. E quell'altra, non mi ricordo chi me la dà, ma mi sembra quelli al piano inferiore. Ma sì, andiamo a vedere questo bando di matti. Qui se non mi sbaglio c'è lo strumento nascosto. Sì, difatti, il Full L. Chissà che Pokémon apparirà al posto di Electrode.
Ora, dato che è successo quel problemino di prima, non so effettivamente per quanto tempo sto registrando, dato che ho perso dai 10 a 15 minuti. Quindi vediamo un po' che cazzo succede. Meno male. Tossina a mangiacane. Che mosse c'aveva? Per ora non segno al posto di Sketch. Tanto Sketch è una mossa rischiosa in questa run. Perché? Riflettendoci, se io subisco un attacco che mi serve, del tipo un avversario mi fa iperraggio, a parte che con Gengar non ha effetto, se un avversario mi fa, che cazzo ne so, poco bomba, TM46 qual era? Se un avversario mi fa fuoco bomba, niente, se un avversario mi fa fuoco bomba, mi toglie già DPS. Io poi uso Sketch e la imparo, però poi mi vorrà rifare fuoco bomba di nuovo e magari mi ammazza anche se imparo la mossa. Quindi è molto rischioso in questa run. Quindi tanto vale avere una mossa che non mi serve, ma che potrei fare come tossina. Ma te che cazzo vuoi? Sei sempre il solito scontroso. Ma per favore. L'ultima password, che cazzo me la dava? Ah, forse ho capito. Madonna, sta parte non me la ricordo bene, però ci dovremmo essere. Ma vaffanculo. Ora tra poco mi disattiva la fotocamera. Sicuramente di qua. Ma sì, ma siete tutti degli sfruttatori. Ma nel 2017 sfruttate ancora Pokémon. Ma siete indietro. Mi sembra sia questo. Ma stai zitto. Ma guarda te con che vai a giro. Ma non ti vergogni? Ma per favore. Ecco, dacci la coda Raticate e la coda Slowpoke. Ma andiamo a batte il presunto capo di questa organizzazione fatta coi piedi. Ma per favore. Io che catturo draghi, i draghi leggendari negli alberi, arboricoli. Ma che cazzo volete farmi? Piuttosto mi faccio ammazzare da degli idioti selvatici piuttosto che da voi. Quindi proseguiamo. Ora che abbiamo le password si può finalmente proseguire. Ora che mi si è disattivata la fotocamera, quindi la riattivo. Sono tornato, attenzione. Allora, apriamo questa cazzo di porta. Volevo salvare, cazzo. Va bene che tanto. Ma per favore. Ma per favore. Bello, un critico, cazzo. Che bella mossa che è quella, eh. Per Mr. Potato. Difatti, boom, un altro. Ma per favore. Ma che vuoi fare? Ma non potete fare un cazzo. Ora lui ci dà un'altra password. Ah, il Giovanni, attenzione. Quindi quella password lì ora si mette nel primo piano di sta baracca per farci aprire la strada a quell'Electrode, sperando che non sia un Pokémon OP, perché sennò poi non mi riesce neanche a ucciderli. Ora fermi tutti. Sì, va bene. Ecco, appunto, doveva apparire questi due imbecilli. E ora appare anche oh, questa volta Lance ha capito di non essere un drago e quindi mi aiuterà in questa battaglia, per modo di dire. Per fortuna c'ho Giga Drain. Ma grazie per i PS. E qui Megacorno? No, niente. Volevo dire Crabhammer. Non ce l'ho più. Ho finito le mosse. Ma che cazzo? Ecco qui. Qui serviva, Crabhammer.
Quindi Rock Slide e non lo fa. Madonna santa, ma ce si fa? Ora ti metto Carbuncle e ti faccio surf. Ma sì, ma certo, ma per favore, andate a fanculo tutti. Ma ora... ora c'è da disattivare tutti questi Pokémon, quindi prima mi può curare. Niente, niente, non ci si può andare a curare. Puttana Eva. Ecco. Bertroiaio. Bertroiaio. Cazzo. Ma io so Giga Drain, ma che tu vuoi fare? Ma muori. Mangiacane sta salendo tantissimo, quindi togliamoli e condividi esperienza. E si mette a Jack che lo vuole far evolvere, quindi. E si mette Bitterberry a Mangiacane. No, Bitterberry! Porca troia, ma mi volete far bestemmiare tutti stamani? Dov'è Bitterberry? Mi dispiace ragazzi, ma quell'imprevisto io non lo sapevo di prima, perché ovviamente essendo in blind run non è che io ho testato la ROM prima per far gradasso e dire oh guardate, oh, ora faccio finta di trovare dei Pokémon e intanto so un cazzo, cioè intanto so quali trovo, ma non accadrà mai perché come voi io non so un cazzo di quello che succederà. Niente, qui ci sono tutti i Pokémon del cavolo da come si vede. Quindi morite. Ma morite. Si mette Jackie. Giusto. Ah no, non lo può imparare. Eh no, mi volevo imparare a fare imparare a volo. Ma mori. Niente, quei Pokémon fanno schifo. Quindi lui mi dà Murinello. Oh, ora se non mi sbaglio. Fermi tutti. Che voglio. Ah, voglio andare a curarmi. Ah! Potrei anche battere un'altra palestra! Attenzione! Quindi, vo' a prendere Starmie. Con grande piacere. Datemi Starmie. No! Starmie! Porca puttana, ma cosa non capisci la parola Starmie? Ma guardali. Oh, vieni qui, che mi sarai molto utile. Ecco, ora qui rischio. Fermi tutti. Fermi tutti. No, ho sbagliato. Aspetta, gli devo fare una mossa che, con cui non è debole. Quindi, Tiamat. E li si fa Ice Punch. È vero, c'ha Shadow Ball. Madonna santa, ma ci si fa? Congelalo per favore. E ora si cattura. Porca troia. Se non entri. Madonna, ovviamente. Si chiama. Rubicantes. Che non è Rubicante, ma Rubicantes. Ma vieni qui. E quindi si registra Rubicante a Mogania. Tra l'altro è una ossa molto buona, perché catturare un Pokémon delle città molto spesso è impossibile. Grazie a questa cosa ho catturato il grande Rubicante a Mogania. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa ci serve a sta palestra. Cosa ci serverà sta palestra? Cosa ci serverà il grande Alfredo che si crocia nel ghiaccio? E qui mi ricordavo il percorso preciso. Ora vediamo se lo azzecco. Madonna, potrebbero essere alti livelli, eh? Per ora no. Quindi... Andiamo di... Ma... Oh, ce l'hanno tutti i Shadow Ball, eh? Ma puttana Eva... Prima ci curiamo. Con azione, bello.
Bello, bello. Azione. Ma per favore. Vedi, questo li facevo Ice Punch, nella prima generazione era super efficace. Non me lo ricordo. Mi ha intercettato. Per fortuna. Ah già, lui c'ha un sacco di PS. E quindi. C'ha anche buon latte. Porca troia. E quindi io ti abbasso la precisione. Madonna, ti uccido con quella mossa lì. Ma per favore. Oh, tra poco mi evolvo anche. Ma che ci fai con Sentret in una palestra? Ma mori. Ma per favore. Oh, alla fine avevo detto che non ottenevo le medaglie, 3 medaglie in un episodio, ma alla fine ce l'ho fatta. Quindi il prossimo step è ottenerne 4. Ma che cazzo. Sì. Qui per ora mi torna. Poi si va lì. Sì. Ora l'ho in mente. Ora l'ho tutto nella testa. Questi mi si ispirano, ma hanno rotto i coglioni. Allora. L'ho nella testa, ragazzi. Guardate. 1, 2, 3. Si va qua. Si va qui. Si sale. E si va da grande Alfredo. Ma vieni qui. Che da come hai detto te, hai visto troppi inverni. Quindi, il dio del metal ti distruggerà. Ma per favore. Ma che ci fai con Sparta? Guardate che match. Ma che ci fai? Tra l'altro non sto accusandomi un Pokémon più potente, ovvero Gengar, per ora. In base a livelli, eh. Vediamo. Ah, ma guarda un po'. Ma guarda che mossa c'ho io! Ma guarda poi chi te la fa sta mossa. Il Pokémon con più alto attacco speciale nel gioco. Ma mori, ma vai a sotterrarti. Ma per favore. Barriera, assolutamente. Al posto di un cazzo. Perché Charm è molto potente. Ma davvero? Ma scegli te con quale morire, con Thunder Punch? Ma tanto muore lo stesso, ma per favore. Ma dove vuoi andare? Madonna, è stato più difficile? Puttana Eva! È stato più difficile uccidere Rocket, cazzo. Ma mori, ma a questo punto posso anche andare alle Ebanopoli. Ma guarda te. Ragazzi. Ah, è vero, ora... Ora c'ho da andare alla... c'ho da fare tutta la quest della torre radio. Perché Team Rocket vogliono fare il podcast, e quindi vogliono andare a fare i cazzoni in quei posti lì. Allora, fermi tutti, che ora c'ho aperto percorsi qui. E quindi voglio andare immediatamente a vedere che succede. E certo. Ma beccati il pugno del tuono. Vediamo chi c'è qui. Magari si trova un altro Kindra. O magari un cazzo. È vero, potrei continuare alla caccia del Kindra. Ora, il livello è giusto. Però Nidorino non è mai apparso. Neanche Magikarp. Niente, è una caccia estenuante. Perché non so effettivamente dove trovare sto Kindra. Tra l'altro sarebbe un buon sostituto adesso del grande Dragonite, che ormai è scomparso dalle nostre menti. Quindi che cazzo di percorsi mi sono lasciato dietro? Il percorso 39, che è questo. Sono degli alberi? Sì! Forza! Facciamo in modo tale che esca un Kindra. Ma qui ne esce una sega. Anche se qualcosa mi fa pensare che si trovi solo di notte, Niente, Sidra. E ci manca quell'altro, cazzo. Ci manca Orsi. Madonna santa, oh ragazzi. E mi trova, mi fa trovare quello lì, ma per favore.
Allora, andiamo in un altro percorso, ovvero 38. Che è questo qui. E ci sono degli alberini, sì che ci sono. Growlithe non c'era. Madonna. Madonna che cazzo, ma... Va bene che ho sbagliato a catturarlo, però... Almeno l'ho liberato e sono stato corretto. Però vorrei vedere... perlomeno un'altra chance di ritrovarlo, o no? Oh! Madonna! Madonna se non lo prendo! Madonna se non lo prendo! Non me l'aspettavo stosa. Vediamo un po' che mosse c'hai. Però ti faccio troppi danni, forse. Forse. Dato che c'ha un po' più DPS del normale. Sì, difatti. Ma vieni qui, non ci penso due volte. Ma per favore. Ma vieni qui. Ma vieni qui, Sancta Claus. Ma vieni qui. È un'altra cattura. In questo percorso che mi serve un tubo. Ora, magicamente si trova Kindra. Stai a vedere. Stai a vedere se non ci imbiffo. Mary, prima per favore. No, 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 no. Allora, per trovare Kindra, sicuramente dovrò andare tra Lago Dira e Mogania. Quindi andiamoci subito. Curiamoci. Ecco, ora sono presentati due grandi Pokémon acqua, Starmie e Vaporeon. Quindi, bene o male, abbiamo anche dei bei sostituti. Ora qui, che è scomparso il Team Rocket, posso ottenere Fango Bomba senza pagare dei pedaggi. Quindi, vediamo un po' se si trova. Anche se in questi percorsi mi sembra che si poteva trovare benissimo Aipom. Vediamo un po' se c'ho ragione, eh. Quindi mi fa pensare che qui Pokémon... Guardate! Attenzione! Sugli alberi! Ma che sei una scimmia? Mi fa pensare... che qui appunto, da come avete visto, ci sono altri Pokémon, eh? Ma dai, su! Ma ci si fa a trovare sto Kindra? Ma quanti polmoni devo... Quanti polmoni devo sprecare per trovarlo? O mi dica che si trovava solo in quel percorso, perché non è possibile. Il percorso 42 bastardo. Ma te t'avevo già sfidato, eh. Però giusto che avevo salvato, magari non si è ricordato di te, Gio. Dai su puttana Eva. Niente ragazzi, io concludo qui e si torna. Dato che devo fare la quest nel... alla torre radio, si torna a Golderall City, nel bar dei pescatori, e si va immediatamente alla torre radio. Quindi... ci si ferma dinanzi a questi imbecilli. E niente ragazzi, abbiamo sconfitto 3 palestre e c'è stata una morte e 2 catture, quindi questo... E tra l'altro c'è stata anche un grande disguido a livello programmatorio. Ma il dio del metal ha risorto, anche in tempo reale. Ora deciderò se tagliare o meno quella parte. Anche velocizzandola potrebbe essere parecchio lunga, però... magari la metto in sovrappressione. Perché ovviamente dovete capire che io non so un cazzo di sta cazzo di run. E che la sto vivendo e scoprendo insieme a voi. E basta. Quindi, da Dead Metal è tutto e ci vediamo al 6° episodio della Glitchhawk, dove andremo a sfasciar culo all'8ª palestra e poi si andrà alla Lega Pokémon e poi si andrà accanto e poi finiremo il gioco veramente. Quindi al prossimo episodio della Drunklock! Dead Metal, è arrivato forse il momento di mettere iscriviti, commenta, quelle cose lì? Eh sì. Ma secondo te funziona? Non ci credo. Funziona, funziona. Va bene, fallo te, vai. I'm sexy and I know it. Iscriviti. Iscriviti. Ma cos'è sta merda? Lo faccio io.
Wow! Iscriviti! Metti mi piace! No! Ero rimasto. Ah sì. Commenta!